Ben ritrovati cari telespettatori, anche oggi da una ricca pagina dalla redazione del Veneto, ma partiamo con Portogruaro, con l'assessore alla cultura Anna Maria Foschi, la professoressa Foschi è oggi qui ospite in studio e parliamo appunto di alcune delle maggiori iniziative in questo campo nella città di Portogruaro. Ecco, io inizierei con il discorso della biblioteca. La biblioteca è stato un grande impegno elettorale da parte dell'attuale amministrazione. Ci dovrebbe essere un importante step mercoledì prossimo. Esattamente, la biblioteca è un progetto di mandato estremamente importante e anche molto impegnativo. Il prossimo mercoledì ci saranno le due giunte riunite insieme, la giunta provinciale e la giunta comunale di Portogruaro, proprio anche al fine di verificare la disponibilità della provincia nella realizzazione di questo grandissimo progetto. Una biblioteca che dovrebbe trovare la sua sede a Palazzo Venanzio, dove adesso abbiamo il tribunale, e che sarà un importantissimo centro culturale di cui a Portogruaro c'è proprio necessità. Un'altra importante iniziativa, stanno per partire in martedì al Salotto dell'Arte di Portogruaro. Sì, cominceranno il 21 settembre con un incontro tenuto da Toni Toniato su Virgilio Guidi, uno dei più grandi maestri della pittura del Novecento, e si terranno regolarmente ogni 15 giorni. Questa è una ulteriore testimonianza della vivacità culturale di Portogruaro. Quindi martedì della cultura e dell'arte, però poi parliamo anche sempre in campo artistico, in questo caso musicale, di jazz. Anche lì c'è una importante novità. Sì, insieme all'associazione Accordi ci sarà un concerto jazz che domenica 26 settembre in piazza, al termine di una giornata interamente dedicata allo sport, in quanto riteniamo insieme all'assessore Costa che sport e cultura possano tranquillamente andare insieme, in quanto condivisione, rispetto di regole e apertura e dialogo e partecipazione. E c'è anche un'interessante sinergia con Concordia. Sì, molto interessante. Abbiamo già avuto un incontro delle due giunte comunali la settimana scorsa, durante il quale abbiamo deciso di adottare un codice che si scarica attraverso il cellulare e attraverso questo nuovo strumento di comunicazione di creare un progetto culturale che veda coinvolto Portogruaro e Concordia, ma è un progetto che il comune di Portogruaro ha anche con altri comuni piccoli che abbiamo intorno, proprio di cercare di fare forza, fare squadra insieme. Bene, noi continueremo a parlare con l'assessore Foschi nel prossimo futuro, ovviamente la cultura è un investimento importante per questa città, intanto continuiamo con le altre notizie.